Fanciullo, buongiorno. Lei è giovane, ma sicuramente un po' di cultura canora ce l'avrà. C'è una celebre canzone di Battisti che dice: non sarà un'avventura. Allora io le chiedo, però nel senso positivo del termine, poi nonostante il titolo, le chiedo, quella dell'Avellino e quella sua insieme all'Avellino, per come è iniziata e sta proseguendo, potrà esserlo non solo vostra, ma anche del pubblico che vi sta dando tanta fiducia, nonostante, va bene, la partenza un po' tennistica già cancellata dalla prova vista con il tempo. Ma innanzitutto buonasera a tutti, io credo proprio di sì, perché la partecipazione e la vicinanza che ci sta dando il pubblico è sicuramente un'arma in più. Non avevo dubbi perché ho avuto la fortuna di essere già in questa piazza e questo sicuramente è un punto di forza dal quale partire. Mi auguro che nonostante le difficoltà che tutti sappiamo di dare anche noi qualcosa al pubblico in modo tale da far capire che c'è tutta la nostra predisposizione a dare tutto quello che abbiamo, poi il campo ci dirà dove e in che modo arriviamo. Cosa è cambiato per te nell'arco di un anno? Nel senso che l'anno scorso sei venuto qui, ti sei messo a disposizione di la porta cioè ti ha seguito per bene, ti sei rinato e ora ti sei tagliato lo spazio. Ne approfitto perché il mio percorso qui ad Avellino, oltre nel 2013, che è stato un anno, i 6 mesi bellissimi che si è coronato con la vittoria del campionato, ne approfitto per fare qualche ringraziamento, perché innanzitutto sono stati per me ben 18 mesi dall'ultima partita ufficiale, dove ho avuto comunque un infortunio abbastanza grave, e da gennaio dell'anno scorso la società, la proprietà, infatti voglio ringraziare la proprietà innanzitutto, che mi ha dato l'opportunità di poter fa parte del gruppo, e poi ovviamente lo staff tecnico precedente, dove c'era già il mister Cinelli, il professor Laporta e il dottor Esposito, e anche i ragazzi massaggiatori mi hanno dato veramente una mano impressionante, perché a me effettivamente mancava il gruppo, e qui ho avuto l'opportunità di riprendere confidenza con il gruppo, con la palla, e ovviamente oltre alla professionalità che contraddistingue sia il dottore che il preparatore atletico Laporta. Quindi questo è un ringraziamento che ci deve fare, oltre all'opportunità che quest'anno poi effettivamente sia il mister Cinelli che Gnoffo mi hanno concesso, perché per me è un'opportunità importante, nonostante ringrazio prima per il fatto che mi è stato detto che sono giovane, però effettivamente comincio a non esserlo. Però dopo un'inattività così ci tenevo a rimettermi in discussione, e farlo in questa piazza è per me motivo d'orgoglio, perché poi si amplifica tutto ed è quello che poi contraddistingue anche un giocatore, perché essere in piazze del genere ti porta ad andare anche oltre le difficoltà che oggettivamente io potevo avere e le continuerò ad avere, ma con il lavoro quotidiano, con la professionalità che c'è qui, conto di migliorare ancora e di cercare di dare una mano alla causa, perché sono convinto che c'è un gruppo di ragazzi che veramente è eccezionale, c'è una predisposizione al lavoro importante, e questa non è scontato trovarla. E quindi secondo me la strada è quella giusta, ovviamente i risultati adesso ci stanno dando ragione, ma il campionato di Lega Pro è qualcosa di impressionante, le difficoltà sono ogni singola partita, quindi se pensiamo di aver fatto qualcosa non abbiamo fatto niente. Quindi dal martedì ci concediamo solo un giorno per poter magari esultare sulla vittoria fatta, spero che tutti i lunedì siano così sinceramente, però lo so che non è semplice, poi dal martedì bisogna cominciare a martellare forte, perché le difficoltà e le insidie sono veramente tante. Buttato subito nella mischia, nonostante, come dicevi, questo lungo periodo di inattività, sia con il 3-5-2 che con il 4-5-1, con quale dei due moduli ti trovi più a tuo agio? Bah, effettivamente noi dobbiamo anche capire le esigenze del mister quali sono. Io ho avuto la fortuna di giocare sia a 4 che a 5, sinceramente bisogna capire bene che cosa ci chiede il mister, però credo di poter dare un contributo sotto tutti i punti di vista. Ovviamente a partita in corso siamo messi a 4, siamo partiti a 5, ho avuto la fortuna di cominciare subito a rompere il ghiaccio a Pagani, perché erano lì, come dicevo, erano un po' dopo un bel po' di inattività, comunque
qualche punto interrogativo c'era sulla mia tenuta anche psicologica, perché dopo questi tipi di infortunio ci sta anche un po' di timore psicologico, però diciamo che sono contento e ripeto, secondo me c'è solo da migliorare, perché ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Adesso siamo qui per lavorare in questa direzione. Grazie. Ciao Walter, per quanto riguarda il tuo reparto, cosa è cambiato rispetto alla prima partita con la Batosta, con il Catania, con il Seibold subiti? In queste altre due partite la difesa si è ripresa, è solo un fattore legato al modo? No, credo proprio di no. Penso che sulla partita del Catania sia stato detto tutto, anche in larga misura. Possiamo trovare le cause di questa brutta partita nell'aspetto generale. Siamo consapevoli che è mancato, siamo stati un po' timorosi e col timore, con certi tipi di squadra, la paghi, il timore lo paghi, perché oltre al fatto di voler di avere rispetto per l'avversario, comunque bisogna avere sempre un po' di coraggio, perché altrimenti gli fanno male, quello che è mancato a noi. E poi diciamo che è stato un discorso più generale di approccio alla partita. La prima in casa forse l'abbiamo avvertita un po' di più. La cosa che mi è piaciuta però è che dopo una partita del genere comunque potevamo uscire con le ossa rotte effettivamente poteva essere il contraccolpo importante. La reazione che abbiamo avuto subito 6 giorni dopo, secondo me, è stata quella la risposta più importante, perché abbiamo dimostrato che ci siamo. La partita si può perdere, ma il modo in cui si perde fa la differenza, e quindi siamo partiti da quella lezione lì per poter poi ripartire sotto il nostro credo di gioco, che il mister ci sta infondendo tutti i giorni, quindi seguirlo e cercare di dare anche noi sempre qualcosina in più. Walter, buongiorno. Domenica ha affrontato il Picerno, due squadre che sono in un buon momento. Anche il Picerno è una sorpresa, nessuno si aspettava un po' che comunque dall'Avellino 6 punti in 3 giornate, visto la situazione generale. Ci aspettiamo quindi una partita anche un po' a viso aperto, cioè due squadre che hanno entusiasmo, hanno voglia di giocare. E in questo momento forse l'Avellino anche diciamo, ha dimostrato che anche in casa se la gioca alla grande, propone calcio. Che partita ti aspetti? C'è tutta una settimana ancora da fare. No, sicuramente sembrano frasi fatte, ma purtroppo o per fortuna è la verità. Ogni partita è una storia a sé. È una neopromossa, sono partiti molto bene, secondo me fanno la loro arma migliore l'intensità, hanno veramente gamba, hanno interpreti secondo me giusti, e quindi noi la prepariamo come sempre nei dettagli. E sappiamo che non possiamo prescindere noi dall'atteggiamento di fame che dobbiamo avere nell'approccio alla partita, quindi nello stare in campo e tenere le distanze giuste. Poi dopo lì ovviamente ce l'andiamo a giocare sfruttando al meglio le nostre armi, ma sicuramente non sarà una partita per nulla semplice, anzi credo che la difficoltà sia anche bella elevata. Va bene così? Grazie a tutti. Grazie a voi. Sì. Una battuta, visto che hai dimostrato anche che facci bene le funzioni 6 anni fa, faccio da bene, non ha dubbio. Ci hai provato anche a Vibo Valencia. Di Paolo Antonio, magari qualcuno stava a parte. No, vabbè, a parte che quella di Gubbio penso sia stata la più brutta che abbia calciato, però l'importante è che è andata dentro. Sì, no, effettivamente mi piace calciarla, nel senso sarebbe un'arma in più. C'è Ale che ha un gran piede, ma anche altri ragazzi hanno buon piede. Comunque noi dobbiamo cercare di portare più frecce per il nostro arco. Se c'è possibilità di far male anche su calci piazzati, ben venga. Mi piace provare in settimana, col mister ci abbiamo già lavorato, quindi speriamo di usufruire anche di questa possibilità.